Per chi ama il Palascoppa quando c'è il tifo ribollente è ancora più bello vederlo il giovedì quando c'è un allenamento di quelli tiratissimi, e noi abbiamo Angela Gabbiadini che in versione anti Montecchio si è preparata con tutte le sue compagne. Che settimana è stato e quanto è stato duro l'allenamento di stasera? È stata una settimana bella intensa perché dovevamo sistemare alcune cosine che non erano andate proprio benissimo nella scorsa partita, e siccome ci dobbiamo rifare assolutamente domenica stiamo lavorando per arrivare pronte in ogni situazione. E oggi è anche il compleanno di coach Napolitano, quindi il dubbio è se regalargli una friggitrice ad aria o 3 punti a Montecchio. Sicuramente il secondo regalo è anche un regalo per noi, quindi puntiamo su quello. Un'ultima domanda, il Talmassone è una corazzata, però l'avete tenuto a bada per almeno 2 set, il che significa che anche il Soverato ha il suo posto in alta classifica. Sì, penso che abbiamo fatto una buona partita, una buonissima partita, si sono viste delle belle cose, abbiamo fatto un buon gioco. Ovviamente Talmassons è una squadra che è stata costruita per stare appunto dove è in questo momento, quindi ci può stare, nel senso che penso sia tanto merito loro il risultato di domenica scorsa. Però sicuramente noi possiamo dire la nostra, possiamo fare bene e quindi non abbiamo assolutamente paura, entriamo in campo e giochiamo la nostra partita. E tornare dalle trasferte con quello che il presidente Matozzo definisce il sorriso della Gabbiadini sarebbe meraviglioso. Mi fa piacere, no? Speriamo, e noi ce la metteremo tutta come sempre, vogliamo divertirci e portare più punti possibili a casa nostra. Grazie, in bocca al lupo. Crepi il lupo, ciao. E l'analisi tecnica della IPAG, sorella Ramonda Montecchio, la lasciamo a coach Boschini, che avrà studiato sicuramente una squadra dove ci sono anche delle ex. Assolutamente sì, assolutamente sì. Peccato che le ex, purtroppo una delle ex non sarà della partita perché ha avuto comunque un infortunio, si parla di Laura Bortoli, la nostra ex palleggiatrice, però ci sarà Denise sicuramente, Denise Medini centrale, che conosciamo molto bene avendo fatto la stagione scorsa qua da noi. È una squadra giovane, molto giovane, con dei talenti molto interessanti, tra cui anche Francesca Magazza, che io ho allenato nelle giovanili ad Adro, che ha un profilo che ha girato anche per le nazionali giovanili, quindi una ragazza molto interessante, Bianca Orlandi, che esce dalla stessa squadra di Gaia, quindi sono dei profili giovani che hanno voglia tanto di dimostrare, hanno voglia tanto di fare, e quindi sarà una partita comunque complicata perché magari tecnicamente non sono ancora al 100%, però sono forti, sono giovani e ci daranno un sacco di filo da torcere. Settimo turno della regular season, a questo punto bisogna capire chi è quarto, chi è quinto, chi guarda in alto e chi invece si guarda alle spalle, perché siete proprio vicinissimi col Montecchio. Ma io non credo tanto in questa classifica qua, nel senso che con i riposi, non riposi, alla fine poi le somme si tireranno alla fine, quindi il campionato è tanto lungo, arrivare adesso primi, secondi, terzi, quarti o quinti lascia un po' il tempo che trova. Certo è che il nostro girone sicuramente è un po' spaccato a metà, nel senso che le 5-6 squadre che attualmente sono nei primi 5-6 posti hanno già un sacco di punti di differenza rispetto un po' alle ultime 4, quindi lì sì, lì forse quello qualcosina andrebbe un po' rivisto nelle formule, però tutto sommato, voglio dire, adesso in questo momento fare delle analisi sotto questo punto di vista secondo me non ha molto senso. Noi dobbiamo guardare al nostro, continuare a migliorare il nostro livello e poi vediamo. Ultima battuta, Capitan Riparbelli ha detto: dalla sconfitta col Talmassons abbiamo imparato, quindi niente depressione ma grande voglia di avere quella continuità che forse è mancata. No, assolutamente, non c'è questo, anzi c'è una grandissima consapevolezza questa squadra dei propri pregi e dei propri difetti, quindi si cerca di aumentare i nostri pregi e cercare di limare i nostri difetti, quindi già il fatto di essere molto consapevoli è molto importante per noi perché la squadra reagisce in modo differente in base alla propria consapevolezza, quindi questo è molto importante, è una dote che non tutte le squadre hanno e noi pensiamo di averla, soprattutto le ragazze con cui stiamo lavorando ce l'hanno sicuramente, quindi questo sicuramente ci dà qualcosina in più. E
Oggi è il compleanno di coach napoletano, firmerebbe Diego Boschini per avere a fine regular season gli stessi punti dell'età di coach napoletano? Allora, guarda, sì, volentieri, volentieri, però questo non vuol dire che, anzi è molto giovane Bruno, anzi, è giovanissimo. Ti visti abbattuta Victoria Foucher, un valore aggiunto importante, si sta inserendo? Sì, sì, diciamo che ha trovato già un buon feeling con il resto del gruppo, è una ragazza interessante, la vedremo e vi lascerò con il dubbio e la sorpresa, ecco. In bocca al lupo, lasciamo coach Boschini con i suoi ragazzi, le sue bambine, perché è lui che cura il vivaio del Soverato. Grazie coach. Grazie a voi.